Si è tenuto questa mattina un sopralluogo promosso dalle commissioni ambiente e urbanistica presso il mausoleo Schilizzi, meglio conosciuto come mausoleo di Posillipo. L'edificio, uno dei più ambiziosi esempi di stile neo-egizio in Italia, custodisce le spoglie dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale, compresi gli eroi delle quattro giornate di Napoli che liberarono la città dei tedeschi. Le commissioni hanno denunciato il precario stato del monumento, dovuto anche alla sporcizia, agli escrementi di animali e ai rami spezzati che ricoprono i pavimenti. Pareti scrostate dalle infiltrazioni d'acqua piovana, calcinacci, finestre rotte e transenne rendono difficile il passaggio dei turisti che decidono di visitare questo importante monumento cittadino. Abbiamo il dovere di intervenire quanto prima ed è importantissimo anche che il monumento non sia praticamente presidiato da una sola persona come avviene adesso, ci deve essere comunque prima di tutto un presidio molto più corposo e anche competente. Tra il 2005 e il 2007 è stato preparato un progetto di riqualificazione che si è poi arenato nella scorsa consiliatura a causa delle difficoltà finanziarie sia del Comune che degli uffici competenti del Ministero della Difesa. Per questo parco sono stati messi a disposizione 1.270.000 euro. Manca ad oggi un capitolato di appalto, come potete vedere dalle immagini è in totale stato di abbandono, non c'è spazio nemmeno per entrare, una fitta vegetazione, sembra quasi una giungla sahariana.